Attrezzature di supporto. Durante le immersioni profonde è bene utilizzare alcune attrezzature di supporto. Iniziamo dalla cima di riferimento, una cima verticale ben tesa che va dalla superficie verso il fondo con una zavorra di circa 5-6 kg. Il diametro della cima deve essere adeguato, non troppo piccolo né troppo grosso, perché pur rendendo più confortevoli discese e risalite, avrebbe un ingombro maggiore. La lunghezza deve essere di circa 2 metri inferiore alla profondità del fondale. Ciò permetterà alla cima di essere ben tesa ed eviterà che la zavorra si impigli in qualcosa o danneggi il fondo. La cima di riferimento consente di raggiungere più comodamente il fondo e di controllare meglio discese e risalite. Scendere e risalire troppo velocemente potrebbe esporvi a rischi di embolie, EGA o barotraumi. La cima di riferimento è comoda per mantenere la corretta velocità. Se vi accorgete di essere troppo veloci, potete fermarvi, aggrapparvi alla cima e regolare la galleggiabilità. La cima di riferimento è utile anche per mantenere il contatto con il compagno, scendere o risalire in condizioni di scarsa visibilità o nel blu, evitare di essere trascinati via in presenza di forti correnti, mantenere la quota durante la sosta di sicurezza o la decompressione di emergenza. Anche la cima dell'ancora potrebbe essere utilizzata come riferimento, ma non essendo perpendicolare al fondo, le oscillazioni che le onde causano alla barca le farebbero oscillare verticalmente, rendendo anche più complicato mantenere la quota. La cima dell'ancora è però utile in presenza di forti correnti. In molti casi, per la sosta di sicurezza o di decompressione di emergenza, è utilissima la John Line, che permette di eliminare le oscillazioni causate dal movimento della barca. La John Line permette di restare in sosta di sicurezza, distante dalla cima dell'ancora, senza essere spinto lontano dalla corrente. Inoltre è utilissima anche durante una normale sosta di sicurezza di gruppo, per allontanarsi dall'affollamento dei subacquei che si tengono alla cima di riferimento con le mani. Altra importante attrezzatura è la barra di decompressione, una barra ben zavorrata, calata dalla barca a 5 metri di profondità. Il suo scopo è quello di fornire ai subacquei un riferimento della profondità alla quale effettuare la sosta di sicurezza o la decompressione di emergenza. In genere vi sono agganciati piombi con moschettone, a disposizione di chi si trovasse in galleggiabilità troppo positiva. Durante le immersioni profonde, dalla barca viene calata alla profondità di 5 metri una bombola di emergenza, con il manometro e almeno 2 secondi stadi. Generalmente è appesa alla barra di decompressione o fissata alla cima di riferimento, a disposizione di chi ne avesse bisogno. La rubinetteria della bombola deve essere chiusa, ma con l'erogatore in pressione. La bombola deve contenere aria se tutti i subacquei si sono immersi ad aria. Se invece i subacquei si sono immersi con nitrox, la bombola di emergenza dovrà contenere una miscela nitrox con percentuale di ossigeno pari a quella più alta usata in immersione. Questo permetterà di continuare a utilizzare i dati del proprio computer nitrox anche se in immersione si respirava una miscela respiratoria con una percentuale di ossigeno più bassa.